Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a lavorare su una grande punto 1003 Multijet da 90 cavalli del 2008 con 146.000 km. Questa macchina da quando ne avevo 80 è seguita da me con tagliandi regolari ogni 20.000 km. Quindi andiamo a vedere quali pezzi sono necessari per fare questo tagliando e poi andiamo a vedere come si fa. I pezzi che ci servono sono olio. In questo caso non uso il Selenia, che è quello che consiglia la casa, ma voglio provare questo modulo che ha le caratteristiche necessarie per il 1003 Multijet senza filtro antiparticolato, che è il 955535N2. Me ne parlano tutti bene di questo modulo, quindi voglio vedere effettivamente se è valido. Poi, filtro dell'olio Purflux, filtro del gasolio, filtro dell'abitacolo e filtro dell'aria, e in più voglio anche fare la pulizia del sensore della pressione del collettore di aspirazione, quindi utilizzerò un collettore del sistema di aspirazione diesel della Blue Technology. Allora, per prima cosa andiamo a scaricare l'olio che c'è dentro al motore, quindi apriamo il tappo di riempimento e alziamo l'asta di livello. Prima di andare a drenare l'olio vado anche a smontare il filtro dell'olio, così intanto tutto l'olio che c'è dentro cola giù nella coppa. Prima bisogna rimuovere il condotto che porta l'aria alla cassa del filtro, così abbiamo più spazio. Per togliere la copertura del filtro dell'olio bisogna svitare due dadini da 10. E sono uno qui e uno lì. Ok, la copertura è smontata. Ora andiamo a allentare il filtro dell'olio con una bussola da 27. Ma per scaricare la coppa adesso, dopo aver messo la tanica, bisogna svitare il tappo con una Torx da 45. Ecco qua. Facciamo scorrere tutto l'olio. Ovviamente mi sono sporcato, ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Ora vado a sostituire il filtro dell'olio, quindi gli tolgo il cappuccio qua e poi vado a tirare fuori il filtro. Mamma mia, si è rotto questo filtro. E la peppa. Guarda qua che roba. Si è spaccato questo filtro. Manca la parte di plastica. Questa mi mancava. Ecco qua. Mamma mia, questa è una sorpresa. Devo dire che non mi era mai successo di trovarmi il filtro dell'olio spaccato. Ora prendiamo il filtro nuovo della Purflux con tutti i suoi piccoli o-ring da montare, 1, 2 e il terzo nel tappo. Quindi o-ring grande, o-ring medio e o-ring piccolo. A questo punto nel nostro filtro prendiamo l'o-ring medio e lo andiamo a mettere qui intorno. Dopo lo bagniamo d'olio. Poi l'o-ring piccolo lo andiamo a mettere qui in alto, mentre l'o-ring grande va. Ovviamente prima bisogna togliere quello vecchio. Puliamo il tappo con un po' di detergente.
veloce pulita tutto dentro. Ok, non c'è, non abbiamo lasciato niente. Montiamo il nuovo O-ring prendendo un po' di olio anche vecchio, che va benissimo. Andiamo a mettere qui intorno. È importante questa cosa, perché poi se no c'è il rischio che col caldo l'O-ring si attacchi alla sede e poi perda delle sue caratteristiche. Bene, a questo punto il nuovo filtro non lo andiamo a inserire qua dentro perché non si incastra, ma lo andiamo prima a inserire dentro nella sua sede e lo incastriamo. Anzi, giustamente, cosa vi dicevo? Che vanno bagnati gli O-ring. Quindi uno e uno, due. Proviamo a inserire, lo puntiamo al centro e poi lo incastriamo bello saldo e poi ci andiamo a infilare la sua copertura. Stringiamo prima mano, occhio a non rovinare la filettatura. Andiamo avanti finché riusciamo. E poi il resto lo andiamo a serrare con la nostra chiave bussola, con la chiave bussola da 27. Sul tappo c'è scritto 25 nm, che è la coppia di serraggio a cui dobbiamo stringere il tappo. È un tappo di plastica, quindi non bisogna esagerare. Io sono arrivato a fondo corsa, adesso prendo la chiave dinamometrica e con quella vado a serrare 25 Nm. 25. Così non ci sbagliamo. Ora andiamo a rifornire il motore di 3,2 kg d'olio, che è la capacità che tiene una volta che si cambia anche il filtro. Quindi testiamo questo Motul 5W40. Adesso comincio a metterlo un po', qui c'è la tacca, quando vediamo più o meno che siamo a 3 litri vuol dire che ne abbiamo messi due, perché questa è una boccia da 5 litri. Poi ci fermiamo. Siamo praticamente a 3 litri. Il resto lo mettiamo dopo che abbiamo controllato tramite la stina che punto siamo, perché non bisogna assolutamente superare il massimo. Ora facciamo il controllo finale dell'olio con la stina. Quindi dopo averla pulita la inserisco e poi vediamo che qui c'è il massimo e qui c'è il minimo, siamo più o meno a metà, quindi andiamo a inserire altri almeno 300 ml di olio. Rinfiliamo l'asta, vieni qui. E ora siamo perfetti. Non andiamo oltre perché si fa sempre in tempo ad aggiungerlo, ma toglierlo poi diventa un problema. Rinfiliamo l'asta, chiudiamo, il controllo finale dell'olio è a posto. Ora vado a sostituire il filtro dell'aria, che è molto semplice perché ha solo questi tre diti da svitare. Quindi chiavetta da 7. Assicuriamoci che non ci sia nulla che possa andare dentro al turbocompressore, quindi copriamo qui, eventualmente
soffiamo se non abbiamo modo di aspirare. Questo è il filtro usato che ha più o meno 26.000 km. Ne vediamo anche la differenza. Diciamo, male cambiarlo non fa, visto che comunque costa una decina di euro. Quindi controlliamo che la guarnizione sia inserita al suo posto, in modo che il cassetto sopra si chiuda bene. E un invito qua. E il filtro dell'aria è a posto. Ora andiamo a smontare il filtro del gasolio, staccando i connettori qua sopra, che sono questo da dove arriva il gasolio, quindi dal serbatoio, e questo è il condotto che porta il gasolio al motore. Teniamo qui un pezzo di carta. Bisogna spingere entrambi i connettori e tirare su. Per evitare fuoriuscite di gasolio che puzza, la rimettiamo intorno al connettore della carta e lo mettiamo qua in un angolo. Poi, anche che qui c'è il gasolio, poi spingiamo anche gli altri e facciamo in modo che salga. Se, visto che qui lo spazio è poco, eventualmente possiamo smontare il filtro dalla sua sede. Andiamo con una bussolina da 10. Si sente già l'odore di gasolio, qualche puzza. Questo è un filtro ad alta separazione dell'acqua. Fiat raccomanda di cambiarlo ogni 70.000 km. Noi anticipiamo un attimo, visto che il gasolio che ci propongono i nostri distributori è veramente di qualità molto bassa. Questo è il filtro. Sotto ha una connessione che bisogna staccare. Bene, adesso prendiamo il nuovo filtro, il gasolio. Ci andiamo a togliere la copertura sotto, è molto stretta, quindi ci aiutiamo con la pinza. Adesso andiamo a reinserire il tubo, andiamo ad avvitare. Ok, assicuriamoci che sia stretto. Poi ci ricordiamo la posizione in cui era prima, ovvero questo stava sulla destra, così. Rimontiamo, andiamo a inserire la staffa. E la vite da 10. A questo punto il tubo di entrata lo andiamo a inserire. Il tubo di uscita
tuo nome, inserire, facendo il click. Quindi filtro di gasolio facile da sostituire. Ovviamente prima di mettere in moto la macchina bisognerà accendere per 7 volte almeno il quadro, in modo che tutte le volte che il filtro del gasolio si possa riempire, perché poi l'aria rischia di danneggiare la pompa del gasolio. Sono sfinito, perché questo qui è più tarocco. Come cazzo si fa a fare le macchine così? Ovviamente i pezzi di ricambio che andate a sostituire li dovete smaltire nella maniera opportuna. Questi non si buttano dentro al bidone della spazzatura che trovate in strada. Quindi fate come faccio io, che li colleziono. Mentre olio va smaltito presso l'igiene ecologica, così come il filtro dell'olio e il filtro del gasolio. Guai a voi se li buttate nel tombino piuttosto che nel lavandino. Ora vado a smontare il sensore di pressione che va qua, questo qui. Quindi rimuovo il connettore e la relativa vite. Così vediamo in che stato è dopo 148.000 km. Okay. Il connettore l'ho svitato, ora vado a rimuovere l'unica vite che si trova qua dietro. Via la vite, togliamo il sensore. Eccolo qua. Vediamo in che condizioni è. Questo è il sensore dopo 148.000 km. Quindi possiamo pensare cosa c'è in questo momento dentro il collettore di aspirazione. Adesso lo andiamo a pulire con un prodotto specifico per collettori di aspirazione, in modo che vada a sciogliere tutta questa morchia, stando attenti a non rovinare il sensorino che c'è dentro. Ora lo lasciamo un po' qui, a mollo, poi fra un pochino torniamo a vedere se si è ammorbidito e riusciamo a pulirlo meglio. Abbiamo qualche scossettina. Okay. Bene, adesso il sensore, siamo riusciti a pulirlo, diciamo, abbastanza. Non posso dire di essere soddisfatto. Adesso lo vado a rimontare. Il sensore è rimontato. Bene, ora andiamo a fare il reset dell'assistenza. Quindi ho lanciato il programma Multi Eco Scan sul computer. Vado ad accendere il quadro. Scegliamo grande punto 1003 multijet, indicatore assistenza, service interval reset. Connettere l'adattatore, connettore 3, che è quello giallo. Poi vado su adeguamento, poi mi dice data ultimo servizio, lettura intervallo servizi. Allora, lettura intervallo servizi significa a quanti chilometri vogliamo impostare il prossimo tagliando. Io avevo già preimpostato 20.000, perché oltre non vado. Quindi faccio azzeramento distanza prossimo servizio, faccio esegui, Y. A questo punto mi dice completato, vado in parametri, odometro, che sono i chilometri della macchina, 148.403, distanza da ultimo servizio, che è 148 perché l'abbiamo azzerata adesso, data ultimo servizio, la data di oggi,
20.000 km e distanza rimanente prossimo servizio 20.000 km. A questo punto andiamo, già che ci siamo, a controllare se ci sono degli errori. Quindi faccio disconnetti. Verifico che sul cruscotto compaia 20.000 km, quindi riaccendo. Service, eccolo qui, 20.000, perfetto. Andiamo a controllare se ci sono degli errori nella centralina in controllo motore. Ho tolto il connettore 3, entro direttamente con l'OBD normale. Vediamo se ci sono degli errori. Nessun codice di errore, perfetto. Controlliamo qualche parametro, giri del motore, tensione della batteria 13, perfetto. Controlliamo massa aria e massa obiettivo, sempre ok. Controlliamo pressione e sovralimentazione, anche sempre perfetti. Disconnettiamo. Ovviamente il tagliando non è solamente cambio dell'olio e cambio di filtri, ma ci sono tutta un'altra serie di operazioni che dovete fare scrupolosamente e anche non solo al tagliando, come per esempio la pressione delle gomme, il controllo delle pastiglie dei freni e dei dischi, i liquidi, quindi il liquido del radiatore del motore, soprattutto adesso in estate che è caldo, il liquido lavavetri, controllate che le spatole dei tergicristalli funzionino correttamente, non lasciano righe e non fischino, perché vuol dire che la gomma si è consumata. Controllate tutte le luci della macchina, quindi anche aiutandovi con una persona che controlli dietro che tutte le luci si accendano. Beh, e poi approfittatene quando fate il tagliando per dare una lavata e una pulizia dentro, una pulizia interna alla macchina. Inoltre, un'altra cosa che uso per fare il tagliando è il pulitore iniettori, che è un additivo che io aggiungo ad ogni tagliando. Tendenzialmente cerco anche di farlo anche tra un tagliando e l'altro, non oltre 10.000 km. Questa è della Bardal e devo dire che mi sono trovato molto bene. Non è pubblicità, non voglio fare pubblicità alla Bardal, non mi paga per metterlo, però quello che vi posso consigliare è mettete un buon additivo dentro un pieno di gasolio, vedrete che comunque. E questo aiuterà sia la pompa del gasolio, sia gli iniettori, ma comunque tutto il circuito di alimentazione. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, non mi rimane che ringraziarvi per averlo visto, spero vi sia piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollicione in alto. Se secondo voi quello che ho fatto può essere migliorato o è stato fatto anche bene, lasciatelo nei commenti perché io miglioro anche grazie ai vostri consigli. Ovviamente se non siete iscritti al canale fatelo perché nei prossimi giorni pubblicherò altri video interessanti. Quindi non mi rimane che salutarvi e al prossimo video. Ciao!